Signor Prefetto, le forze dell'ordine intensificheranno i controlli per un Natale da vivere in sicurezza da parte dei cittadini? Assolutamente sì. Alcuni giorni or sono ho convocato il Comitato Provinciale per l'Ordine e Sicurezza Pubblica proprio per pianificare insieme a tutte le forze dell'ordine, agli enti locali e alle forze di specialità la messa in atto di una priorità attenente alla sicurezza che possa garantire a tutti i cittadini di Pescara e ai turisti che si avvicineranno per le manifestazioni di vivere le festività in condizioni di tranquillità e di sicurezza. Abbiamo pianificato insieme, poi gli aspetti tecnici verranno definiti nei tavoli tecnici del Questore, però abbiamo fatto una valutazione a livello provinciale con attenzione anche alla città di Pescara proprio per garantire quelli che sono i profili e la percezione di sicurezza dei cittadini. Assolutamente, la città capoluogo è una città molto attrattiva, molto dinamica, quindi ci saranno presenze consistenti per le festività e quindi insieme anche al sindaco e al presidente della provincia abbiamo pianificato diverse misure. L'attenzione nell'interno è soprattutto finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati predatori. Soprattutto ho incontrato diversi comuni della provincia, assicurando anche in quel caso la massima disponibilità e attenzione delle forze dell'ordine. Ai cittadini la massima collaborazione con le forze dell'ordine, qualsiasi situazione di pericolo o che può determinare percezione di insicurezza, segnalate subito alle forze dell'ordine e vi garantiamo assolutamente una risposta in questo senso.